non ho mai scritto per mestiere, ho sempre scritto quando avevo un sentimento per scrivere, un pochino me ne vanto. Il mago non arriva da Parigi. Il Folk Studio era un locale polveroso. Poi quando arrivarono i cantautori arrivò anche un pubblico, come dire, più numeroso. E cambiò tutto. E cambiò tutto. Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano, poi più tardi Stefano Rosso. E poi i cantautori che venivano da fuori al Full Studio, Guccini, Dalla, insomma, Lolli. Una grande fucina. Una grande fucina. Tra i tantissimi artisti con i quali hai lavorato, se potessi tornare indietro, di quale non potresti fare a meno? Dovrei scegliere Sergio Endrigo, perché tra tutti è stato forse il più caro, il più vicino come amico, anche se eravamo molto diversi. Nuove canzoni è il titolo del suo ultimo album. È nato tutto in una notte magica, che è rappresentata nella canzone che dà l'apertura all'album, Il mago e le stelle. Ce ne fai sentire un pezzettino, un inciso? Chissà se queste stelle che ci abbracciano, chissà se questa sera ci appartengono, chissà.